primo tatuaggio che ho fatto è un tatuaggio molto importante per me, che è questo qua. C'è scritto 02, che è la mia storica crew con cui tutto il viaggio è iniziato. Crew di rapper milanesi come per esempio ricordiamo Lazza, Martinez, Roman, Master Ice e altri affiliati del collettivo. È il mio primo tatuaggio, l'ho fatto a 17 anni in casa da Faser, il mio fedelissimo tatuatore nonché collaboratore nella musica, per cui insomma è pieno di famiglia, pieno di amicizie, pieno di amore. Un altro tatuaggio che è il secondo, è ovviamente una parte importante della mia vita, chiaramente è il nome di mia madre, Tiziana. C'è un serpente che ho fatto tanto tempo dopo che protegge il suo nome, protegge mia madre. Questa è una medusa che ho fatto perché mi piacevano le meduse. Questo è un cane che non ho più e non avendolo più l'ho fatto fare come un teschio per indicare il passato. Questo è lo intoccabile, lo illuminati. È un gioco, abbiamo fatto un pezzo che si chiama Solitudine che è uscito nel 2013. Molti, date le tante visualizzazioni che facevamo su YouTube, pensavano che fossimo illuminati, visto che andava di moda dire queste cagate, e quindi me lo sono tatuato. Qui abbiamo un Tutankhamon e qui uno dei miei preferiti è l'asso nella manica, in questo caso l'asso di spade. Non ha nessun legame nel linguaggio di strada, nel linguaggio criminale, mi è stato detto che ha dei significati, che le carte napoletane hanno un significato come tatuaggi, non è il mio caso ovviamente, rimango umile, mi piace soltanto la briscola e mi piace avere un asso nella manica. Un altro tattoo molto molto figo per me, ce l'ho sulla pancia, quasi al centro, ed è una mano che mi entra direttamente nel costato, come se fossi Gesù Cristo, ma chiaramente non è così arrogante. È una citazione a un quadro di Caravaggio, uno dei miei artisti del tempo, quelli più classici che preferisco. Il quadro si chiama L'incredulità di San Tommaso, quindi a questo punto andatelo a cercare perché è veramente figo. E mi è stato fatto da Zano, che è un altro fedele tatuatore e amico, e una sera l'abbiamo scelto così, guardando quadri di pittori, sculture di scultori, canzoni di canzonieri, abbiamo detto ma questo è figo, perché non farlo proprio lì? E così l'abbiamo fatto il giorno dopo, non eravamo molto lucidi. Un altro molto 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 importante e significativo per me, ce l'ho qui dietro, ed è un bel papiro, è una citazione a una frase di una canzone, Nobody, di Rick Ross e French Montana, in cui il ritornello prende, è una citazione anche a una canzone di Biggie. Il pezzo dice Mama's trying to save me, but she don't know I'm trying to save her. Scusate il mio inglese, nel senso che mamma sta tentando di salvarmi, ma lei non sa che io sto tentando di salvare lei. Mi ha toccato clamorosamente questa frase, per cui l'ho voluta tatuare. E ho una frase di Luque, di un pezzo di Luque che si chiama, era quello con il campione di Vasco all'inizio, Tutto può succedere, di L2, se non sbaglio, uno dei miei pezzi preferiti di Luque. E c'è una frase in cui lui dice sono invincibile quando ti vedo carica, guai a chi ti tocca. Io ho scritto guai a chi ti tocca qui, perché è un po' come dire no, tutto ciò che è mio, tutto ciò a cui voglio bene, lo voglio proteggere. Poi ci sono i miei due dischi, i miei due progetti fatti fino ad oggi. Uno al centro è Blue Magic e uno è di qua, rappresentato da un ragno, per il mio primo, cioè per il mio secondo progetto e primo EP, Prima Scelta. Insomma, abbiamo fatto un sacco di giochi di parole. Poi ne ho anche altri, alcuni non hanno senso, alcuni li volevo fare solo esteticamente, però ecco, mi sentivo di raccontarvi questi. Un saluto!